Uno scrittore è una persona che tenta di vivere scrivendo e cerca di fare in modo che la scrittura contribuisca a farlo vivere. Notte raminga e fuggitiva, lanciata veloce lungo le strade d'Emilia a spolmonare quel che ho dentro. Notte solitaria e vagabonda, a pensierare in auto verso la prateria. Lasciare che le storie riempiano la testa, che così poi si riposa. Come stare sulle piazze, spiare la gente che passeggia e fa salotto e guardi in aria. Tante fantasie, una sopra sotto all'altra, però non si affatica nulla. Pier Vittorio Tondelli nasce qui a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, il 14 settembre 1955. Fin da bambino si dedica alla lettura, frequentando assiduamente anche la locale biblioteca. Si intitola La scrittura di Pier Vittorio Tondelli e la voce dei giovani lettori di oggi, l'edizione 2012 della giornata dedicata a Pier Vittorio Tondelli, cantore dei giovani e dei reietti, dalla sofferta omosessualità, gran viaggiatore e gran rinnovatore dei canoni letterari. Ha lasciato solo 7 libri e alcuni scritti, ma ha inciso profondamente nella letteratura degli anni Ottanta. Un posto assolutamente decisivo per quanto riguarda la scrittura letteraria. La invenzione graduale, la costruzione di una nuova scrittura, l'adozione di una nuova lingua. Io credo che l'epoca di Altri Libertini e del Boccalone, l'epoca in cui a fianco lavorava Andrea Pazienza, sia un'epoca decisiva per tutto questo. In altre parole, per la nascita di una nuova letteratura, perché nuova lingua. Ma parlerebbe di attualità o di inattualità di Tondelli oggi? Io parlerei francamente di inattualità, più che di attualità. Ovviamente però io credo che l'inattualità possa essere paradossalmente più attuale dell'attualità superficiale. Attuale o inattuale, Pier Vittorio Tondelli ancora riesce a stabilire coi lettori un rapporto di immediata empatia. La scrittura tondelliana, come rilevano anche le numerose tesi di laurea e di dottorato degli ultimi anni, è infatti evocativa e coinvolgente, poiché si coglie come in Tondelli l'uomo e lo scrittore siano estremamente ravvicinati, quasi faccia a faccia. Perché far leggere Tondelli ai giovani d'oggi? Innanzitutto perché Tondelli ha scritto dei bei libri, ma poi c'è un motivo speciale che è legato proprio al rapporto di Tondelli con i giovani, all'attenzione, alla curiosità, all'interesse che Tondelli ha sempre avuto per i giovani, per i suoi coetanei, perché Tondelli ha pubblicato Altri Libertini quando aveva 24 anni, ha pubblicato l'ultimo suo libro, Camere separate, prima di compierne 34. Altri Libertini, scritto nel 1980, è composto da 6 racconti e, pur con diverse traversie, fu subito un successo di critica e di lettori. Cosa emerge, per esempio, da Altri Libertini, che è un'invenzione letteraria, non è una ricerca sociologica, vorrei che fosse ben chiaro questa cosa, che vengono a meno le promesse della politica, vengono a meno le promesse, come dire, di emancipazione e di liberazione della politica, delle istituzioni religiose, la chiesa, la famiglia. I giovani non si riconoscono più in quel tipo di promesse e di ancore di salvezza. I giovani si riconoscono invece nelle relazioni umane, nella cultura, nella capacità di essere e di diventare solidali fra di loro. Dopo Altri Libertini e Pao Pao, Tondelli nel 1985 pubblica Rimini. Quello che cercavo per il mio romanzo era soprattutto un contenitore che mi permettesse di raccontare delle storie anche molto metropolitane, molto americane. Mi ricordo che 5 anni fa, quando cominciai a scrivere questo libro, avevi in testa di ambientare tutte delle trame molto giallo, d'azione, eccetera. Volevo però ambientarle in Italia. E stranamente l'unica idea che mi è venuta, che poi si è dimostrata anche essere vincente,
è stato proprio quello di ambientare tutto sulla riviera adriatica d'estate durante il pieno della stagione. Tondelli sfugge ad ogni classificazione troppo rigida e, soprattutto negli ultimi anni, anche grazie agli studi del gesuita padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, c'è una rilettura delle corrosive pulsioni religiose che segnano la vita e la scrittura di Tondelli. La religiosità in Pier Vittorio Tondelli si esprime soprattutto nella ricerca della preghiera, come profonda devozione alla vita. La vita nasconde un mistero, un qualcosa di incomprensibile che va indagato, ricercato attraverso, per Tondelli ovviamente, lo strumento della letteratura. Con il progetto Under 25 Tondelli fa lo scout di talenti ed ancora oggi la sua potente scrittura ispira giovani autori. In che misura la lingua di Tondelli è traducibile in altre forme espressive? Beh, in moltissime forme, nel senso che sia il teatro, la musica, il cinema sia documentario che il cinema di finzione, il palcoscenico, per cui il teatro, sono tutte forme in cui la sua scrittura in qualche modo si espande e arriva a noi anche ad anni di distanza, essendo ancora oggi un grande scrittore contemporaneo. Nel ventennale della morte, oltre al bel film documentario Lo chiamavamo Vicky di Enza Negroni, è uscito il film liberamente ispirato I giorni della vendemmia del 28enne regista reggiano Marco Righi, mentre il gruppo A Band di Gabriele Tesauri realizza uno spettacolo musicale ispirato ad altri libertini dal titolo Posto Ristoro. Con lo strumento dell'arte, Tondelli indagava i suoi coetanei. Oggi ad essere indagato è lui, il suo talento, l'amore e odio per la sua terra, ma soprattutto ad essere indagata è la sua insaziabile fame di vita.